Ciao a tutti, io sono Drain. E io sono Zorro. E siamo tornati senza grande richiesta su Rainbow Six Siege, perché non ce l'ha chiesto nessuno, ma lo facciamo lo stesso. E sempre che abbiamo gli stessi quattro operatori dell'edizione speciale. Perché abbiamo l'edizione speciale, ma non i soldi per comprare l'unico vero operatore che mi interessa. Diciamolo tutti insieme, è grosso, spacca i muri con un martello. Capcan. No, Sledge. Però ci sei andato vagamente, no, per niente. No, per zero, poi stiamo pure in difesa. Che vuol dire? Scusa, perché il martello non è una difesa, spaccare ragazzi, muri. Ragazzi, questo non è il vostro obiettivo. Puff, sfondo al muro. Difendete l'ostaggio. Ah, vabbè, quindi devo rompere un muro. Ma non è quello che ti abbiamo chiesto. Devi difendere l'ostaggio. Vabbè, rompo un muro. Non ce l'abbiamo neanche in squadra, perché siamo in difesa. Perché siamo in difesa. Allora, io credo e voglio sperare che con il tempo noi stiamo andando via via migliorando. È una speranza, sia chiaro. Tu che cosa continui a fingere di non essere capace? Io ho preso Frost, la mia capacità nel giocare è saper mettere le trappole. Giusto, e io ho preso... Chi ho preso io? La tipa con le telecamere. Dagli un nome. Valkyrie. Perfetto, non facciamo, non è che non lo diciamo solo perché non sappiamo come si pronuncia. Fortifica un pochetto che io me ne vado a mettere le trappole per gli orsi. Ok, cosa? Ci sono orsi in questa partita? E senti il ruggito dell'orso. Ma che cazzo? Ma io mi chiedo, no? Questa cosa dei muri la si fa come rituale scaramantico per evitare i nemici o c'ha un senso? Ora, in attacco tu hai delle cariche che applichi ai muri. Se un muro non ha questi aggeggi fortificati, scoppiano. Ah, c'hai ragione, è vero, me l'ero scordato. Comunque, guardami, cioè, ammazza i robottini se mi passano vicino. Leva i cosi, quei droni, perché stavo aggiustando la sensibilità. Ok, ti sparo ai piedi. Non è proprio il tipo di risposta che mi aspettavo, cioè, tipo... Tranquillo, ti copro io le spalle. Ti copro i piedi. Ti copro i piedi. E siamo... Io ho la vaga sensazione che stiano entrando da qui, ma è solo un'idea. Vabbè, io me ne resto in questa zona e faccio gli affaracci miei. Scusa, non conviene che ci riuniamo? No, bello, non t'ha visto nessuno che stai per entrare da qui, per niente. Beh, visto. Oh, bravo. È andato. È andato giù tranquillissimo. L'hai preso anche in testa, sei forte. Tanto muori comunque. In Rainbow qua c'hai pochissima. Non è come. Guarda che gli non altri. È troppo vero, Ne ho visto un altro. Zitto, che faccio una doppia. Sono troppo felice, mo esco. Lo sai che non è mai una buona idea uscire, vero? Ti perché? Segnali sulla mappa dell'avversario. Vabbè, ma due secondi la. No, pessima idea, no! Bravo! Sono stato. Vedi, l'orgoglio precede la caduta. Tu sì che sei forte. Icaro si avvicinò al sole e venne fucilato sulla finestra. Non è andata proprio così la storia. Guarda che schifo. Ti prego, dai. Sì. Ah, oddio che vittoria bruttissima. Perché? Abbiamo vinto perché due li abbiamo seccati. Uno io con la trappola per orsi e uno questo scemo qui che è esploso. Bello. Ma mi è piaciuta la camminata tranquilla. Tipo, non mi ha visto non nessuno. Non mi ha visto nessuno. Sono nascosto in piena vista. Bene, vogliamo impostare un punto specifico? No, vabbè, fammo boh, che... tu decidi, poi ti seguo, facciamo dai. Che cancello principale ed è indifferente. Io? Quanto ci metteremo a... Salute. Cioè, questo tipo che tossisce, che mi distrugge le orecchie. Quanto ci metteremo a guadagnare una somma valida per comprare un altro operatore? Ma un paio di partite abbiamo fatto. Guarda che bello vedere finalmente un punteggio vagamente positivo. Che non sia 0-5. Ti consiglio di silenziare il nostro amico dalla tosse pesante. Vado. Abbiamo Margaret Thatcher in squadra. Thatcher, Margaret Thatcher. Ah, ok. Era una battuta. Sei simpatico. Grazie, ogni volta che faccio una battuta rispondi sempre così. Non li troverò mai. Aspetta, infatti. L'hanno già trovati. Aspetta. Ci sono, voglio i miei 10 punti. Guarda che li hai già presi, Non sono li ho presi squadra. Io, li hanno presi loro. Per te li hanno presi. Ma è una questione di principio, voglio i miei punti. Sei pazzo. Lo so. Poi inizia a prendere a testata il muro. Inizia a sparare all'aria. Senti, vogliamo entrare con i cavi alla James Bond / Mission Impossible? Io o sono dalla... dall'altra parte. Vabbè, quindi ho capito. Aspetti un attimo. No, porta principale, come i veri uomini. Il numero magico per entrare. No. T'hanno sparato? Sì, sto sanguinando copiosamente. Non è vero. Aspetta, adesso faccio come le persone intelligenti e mi sporgo. T'ho visto. Visto. Sì. Sei fortissimo, complimenti. Grazie per mi dare... stupisci. Grazie, stai nutrendo il mio fragile ego. Ce ne stanno due. Il mio sesto senso mi dice che ce ne stanno due. Aspetta che faccio scoppiare un po' di muri fortificati. Ah, c'hai le cariche? Sì.
Quindi ho anch'io le cariche. No, ce l'ho io perché sono Ibana, è la mia specialità. Allora non è una cosa comune a tutti. Eh no. Sta esplodendo parte dell'edificio. Io sono più morto che vivo. Ho bisogno di una trasfusione di sangue ora. Consiglio spassionato. Attraverso il muro. Ero convinto che sparare... Se io sparo attraverso un muro di legno, i proiettili passano, giusto? Non c'ho bisogno di una specialità particolare. No, niente FMJ da Modern Warfare, tranquillo. Si chiamavano F... Sì. Come si chiamavano? Fico, mangiamo giallo. Fico, mangiamo giallo. Io continuo a sparare. Sono tipo quelle reclute pazze che quando vedono qualcosa di pericoloso vagamente... È morto! Non vi temo. Dove? No, l'ho visto, ma i miei... Pessimo davvero. Sto rumeno con gli occhiali neri, senza offesa per i rumeni. Dai, era un sacco slavo. Hard bus, Hard bus, tutto. Sono davvero patetico. Secondi. Dai, Don Pittolindo. Don Pittolindo, faccela per noi. Se esistesse un mafioso di nome Don Pittolindo, ancora, uccidilo. L'hai detto al tizio con gli occhiali di uccidere Don Pittolindo? No, ho detto a Don Pittolindo di uccidere il tizio con gli occhiali. E invece non è andata così. Se esistesse un mafioso di nome Don Pittolindo, ne avresti paura? Probabilmente penserei che è un tipo simpatico. Di quelli che... tipo Joker con la matita quando fa l'omicidio, stesso discorso. Bello, ci abbiamo Rookie in squadra. Questo significa giubbotti antiproiettile senza nessun tipo di limitazione. Dai Torbjörn, tira a terra questa armatura. Questo potenziamento. Che adesso a sto giro conta tu non mi vedi proprio zero. Perché? Perché funziona così questo personaggio. Tu prendi e te ne vai. Dammi il nome, cerchiamo di distinguerli per cortesia. Abana Caveira? Caveira. Che viene dall'Abana probabilmente. Perché era tipo DLC di qualche season fa che era in Brasil. Sai cosa? In Brasil? Brasil. Brasileiro. Cacao brasiliano. Lo sai cosa farò appena avrò un attimo? Mi leggerò tutte le biografie dei vari operatori. Perché io sono una persona con una certa cultura. So leggere e sono una persona intelligente. Bravo, è così che si diventa bravi a giocare. Leggendo le bio, forse. Grazie, non colgo la velata ironia nel tuo tono, ma anche forse farò finta. Senti, secondo te il plastico... t'ho visto! T'ho visto! Dicevi, il plastico. Aspetta, conta, il mio cervello ha detto non sparare ai piedi del tizio. Hai sparato ai piedi del tizio. Però sono riuscito a evitarlo, cioè lui ha tipo ballato sui proiettili. Che sei nel Far West, balla per me. Io mi sa che piazzare qua il plastico non è stata una buona idea. Voglio dove fare messo? In mezzo alla strada, in mezzo alla stanza, cioè sulla porta. Non era piazzato bene. Bravo, fortissimo sei. Abbiamo finito di fare i passivi aggressivi? No, non so, letteralmente sto guardando da dove arriva la gente. Allora, no, io il mio obiettivo di partita sarà fare una kill col C4, punto. Quindi sto cercando di pensare a dove piazzarlo. Genericamente, tipo sulle scale funziona tantissimo. Ah, dici perché sono impegnati a correre? Si vede poco, sì. Ma questo casino conta, che... si sono suicidati in due. È stato bellissimo vederli dalla telecamera. Io continuo a spostare il C4 come una casalinga indecisa. No, senti, ste esplosioni mi danno fastidio. Sembra che siamo in un bunker antiatomico, mica Fallout. Adesso non so chi sia. Quei due si sono uccisi. No, bellissimi, li ho visti dalla telecamera, tutti pronti, tutti ordinati, che fanno: ok, ragazzi, entriamo. E questo si tira la granata ai piedi. Sono quello un po' speciale della squadra. Adesso tiro il sasso. Ma quella è una granata. E esplodono. Sembra un dialogo di Rick e Morty. E avete finito. Si stanno divertendo. No, no, fermate. Eccoli. Perfetto. Che t'hai preso tu? C'hai l'aimbot alla testa della gente? No, sono fortunato. Stiamo giocando contro degli scarzoni peggio di noi. Ce n'è un altro. So che ce n'è un altro. Visto. Ti ho visto e tu hai visto me. Aspetta che ti raggiungo. Almeno ci provo. Ti prego, prova a passare sul C4. No, ok, no. Ho un proiettile. Avevo... Ottimo. Sono diventato un pochino intelligente pure io. Adesso ho un proiettile in testa. Sono forte, granata, sasso. Abbiamo... Ah, vedi, perché io mentre miravo a quello, al fantasma che non c'era, ti è arrivato il tipo alle spalle, brutto. E l'ha ucciso l'altro tizio. Bravo tipo russo. Bravo tipo russo. No, che cazzo stai dicendo? Era Capcan. Ah, bravo tipo russo. Ci abbiamo lui. Ma non sei tu. Ma non importa, perché probabilmente il fatto che non sia io è migliore. È meglio. Senti, allora, tralasciando la soddisfazione dell'ammazzare qualcuno con una martellata in testa, a livello strategico, Sledge... Esattamente, cioè sì, ovvio, spacchi i muri. È l'irruzione fatta personaggio. Sì, no, dico, ci sono delle cose che io non so perché non sono un esperto. Che puoi fare con Sledge? Prendi a martella delle cose, okay. Più semplice di questo non perfetto, c'è niente. Perfetto, ho capito, no, va bene, mi piace sempre di più il concept del personaggio. Sono un tipo pelato con la maschera antigas. È prendo Salem, a martellate le cose. È Salem, no, pardon, è Rios di Army of Two.
Io mi sono appena incastrato in un buco senza uscita. Non riesco a. Cioè, sai che vuol dire? Sono cascato in un tombino. Vabbè, Shara, almeno li abbiamo trovati, dai. Gli Pensa che spreco di so. Ho scambiato i 3 manichini che ci stanno nel seminterrato per. operatori. Sì. Oddio, quanti nemici. Certo, pensa quanto vengono sprecati i soldi di questa I task force. macchinetti, i droni? Che poi tu fai cascare in un tombino. Sì, tipo, Cioè, no, scusa, l'abbiamo perso in guerra, è è stato un arrivato il valido momento di drone. replicare la scena dell'ultimo video di Rainbow dove siamo stati fucilati. Solo che questa volta saremo noi quelli che fucilano. Quella scena pessima dal balcone, dici? Non me la A devi me non ricordare. possono sparare, sono io quello che Quello che fucila. spara. Madonna, quanto era tradotta male in italiano. No, senti, mi sa che stanno nell'edificio, cioè non stanno nell'edificio dove stavo salendo. Ok, vieni qua e E facciamo un infatti no, attacco coordinato. stanno qua sotto. Dove sei? Qua sotto, Che giustamente. cosa sei? Una madre generica? Prendimi quello. Dove? Lì. Lì. Cosa quello? Vabbè, Eh? insomma, hai capito. C'è gente qua. C'è gente. Nemico Questa trovato! cosa del. Siamo Questa cosa del chinarsi da una parte è a terra! fantastica. Aspetta che do un'occhiata col Ho drone. tirato la flashbang. Stiamo irrompendo. No, fermati. Ne ho tirata Quella l'ho un'altra. tirata io. Ah, ok. Ci dovrebbe essere Qui doc a c'è sinistra. l'ostaggio. L'hai Quindi. Ah. visto? C'è l'ostaggio. Sì. No, no, Deduco che lui abbia visto te prima che tu abbia visto lui. no, io ho sparato, ma non capisco cosa non. Evidentemente era in copertura. Si è sparato una siringa di eroina, forse è diventato super Hai visto veloce e come ha super schivato. forte. Ti prego, Ok. Ibana, cosa hai fatto? Queste sono le cariche che spaccano i muri fortificati. Ah, Vabbè, non c'è stato bisogno. Bravo, nano. ma io volevo vedere l'esplosione. La sentirai. Cioè, fammi capire, abbiamo vinto. Sì, grazie a questo titolo. Don Pittolindo, sempre lui, Don eroe. Pittolindo! Non so se chiamare il titolo adesso. Don Pittolindo salva tutti. Grazie, Don Pittolindo! Pensa se magari capita a vedere il video, quante risate si Si fa. fa un sacco di risate. Don Pittolindo.